Dal 2003 Assogomma, associazione che riunisce i produttori di pneumatici, e Federneus, associazione nazionale rivenditori specialisti di pneumatici, collaborano alla realizzazione di progetti finalizzati alla mobilità e alla sicurezza stradale, con l'obiettivo di sensibilizzare gli utenti della strada sull'importanza dello pneumatico come primo elemento di sicurezza attiva. Nei giorni scorsi, ai piedi del Cervino, a quota 2050 metri, nell'ambito della campagna Pneumatici sotto controllo, le due associazioni hanno organizzato per la sesta stagione consecutiva i test dinamici per dimostrare l'importanza dello pneumatico invernale ai fini della sicurezza stradale. Sono scese in pista e su strada vetture di ogni tipo, gommate sia con pneumatici estivi, sia con pneumatici invernali, sia con catene, al fine di testare le qualità in frenata, aderenza, comfort e precisione di guida che nelle condizioni tipiche dell'inverno offrono le coperture invernali rispetto alle coperture estive. 7 le case produttrici di pneumatici presenti all'evento: Bridgestone, Continental, Goodyear Dunlop, Marangoni, Michelin, Pirelli, Yokohama. Troppi veicoli che circolano con pneumatici non conformi alla carta di circolazione, lisci, non omologati e soprattutto sgonfi, ci ha raccontato Fabio Bertolotti, direttore di Assogomma. Sempre più italiani però sono convinti dell'efficacia delle coperture invernali, anche se non è abbastanza. Le vendite parlano chiaro, quest'anno sono stati venduti, si stima, dai 6 ai 6 milioni di pezzi di pneumatici, 6 milioni di unità di pneumatici, vettura stiamo parlando, contro un mercato che l'anno scorso era di 4 milioni e mezzo, che già aveva avuto un incremento del 45% rispetto all'inverno precedente. Quindi si tratta di un prodotto in fortissima crescita, non solo in Italia, che ha forti prospettive anche nei prossimi anni, tenendo presente che occorre sempre montare 4 gomme, quindi i 6 milioni di pezzi significa avere equipaggiato 1,5 milioni di vetture, ma il parco circolante italiano è costituito da 35-36 milioni di veicoli e certamente non è questo il riferimento complessivo, ma il riferimento indicativo possono essere una trentina di milioni di veicoli, di cui circa un 15% sono già equipaggiati con pneumatici invernali, quindi ci sono ben oltre 25 milioni di vetture, cioè 100 milioni di pneumatici che aspettano di essere montati sulle vetture. Infatti l'utilizzo della scarpa giusta per l'auto nella stagione fredda è fondamentale. Grazie alla mescola più morbida, che diventa efficace al di sotto dei 7 gradi, alle fitte lamelle sui tasselli e alla scolpitura profonda, gli pneumatici invernali riescono a ridurre lo spazio di frenata su neve fino al 50%, con una vettura di media cilindrata a 40 km orari. Non solo con la neve, ma anche in caso di pioggia e con temperature invernali, la stessa vettura a 80 km orari equipaggiata con pneumatici invernali è in grado di ridurre il suo spazio di arresto fino al 15%. Maggiore tenuta di strada e aderenza al suolo, maggiore sicurezza e migliori prestazioni anche con fondo stradale ghiacciato o innevato. Gli pneumatici invernali, conosciuti anche come pneumatici termici, da neve o lamellari, devono riportare per legge sul fianco la sigla M+S, che può essere completata con altre simbologie aggiuntive come un fiocco di neve o 3 montagnette stilizzate. Infine ricordiamo che uno pneumatico sgonfio produce un maggior consumo di carburante, stimato fino al 20%, a seconda del tipo di percorso. Il nostro consiglio spassionato quindi è quello di recarsi da un gommista ed effettuare un controllo generale delle proprie coperture. Esiste una soluzione ottimale per l'intero periodo freddo: montare pneumatici invernali. Non giochiamo con la nostra vita, ma soprattutto non giochiamo con quella degli altri.